Cari concittadini, siamo consapevoli di quanto siamo tutti stanchi di questa situazione e di quanti sforzi siano stati chiesti alle famiglie, alle imprese e ad ogni singolo cittadino. Ma la situazione dei contagi purtroppo si è aggravata in questi ultimi giorni e c'è da ipotizzare che il picco non sia ancora raggiunto. Il nostro pensiero va in primo luogo ai bambini e ai ragazzi, privati della gioia di stare insieme nella scuola in presenza. Va alle famiglie in difficoltà nella gestione del lavoro e anche nella didattica a distanza. Va a chi ha perso il lavoro e a chi lavora in forma ridotta, alle imprese, ai liberi professionisti, tutti accomunati dall'incertezza dei tempi di uscita da questa situazione. Noi da parte nostra stiamo facendo tutto il possibile presso gli organismi preposti per favorire la distribuzione del vaccino più in fretta possibile, per presidiare situazioni e luoghi, così da evitare che gli sforzi di tutti possano essere vanificati da comportamenti irresponsabili di alcuni. Ma controlli e presidi non bastano e non basteranno. È il momento da oggi di aiutarci tutti ad agire con senso civico. Lo stare uniti e rispettare le regole è il miglior ringraziamento a chi si prodiga, per lavoro o in volontariato, per la salute pubblica. Uniti ne usciremo, speriamo il più presto possibile. Grazie a tutti per l'impegno di questa durissima battaglia.